Fai questo semplice test per scoprire che tipo di corpo hai. Immagina questo. Vai in palestra 3 volte a settimana. Fai tutti gli esercizi che riesci per mantenerti in forma, ma non funziona. Perché? Ti manca qualcosa? La verità è che esistono 3 tipi di corpi e ognuno di loro ha un piano di allenamento individuale da seguire. Quindi, vuoi conoscere il tuo tipo di corpo e gli esercizi che ti aiuteranno a raggiungere un fisico da sogno entro poche settimane? Allora, è tempo di fare il test. Ma prima di prendere una penna e un pezzo di carta, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la piccola campana per le notifiche. Ora non ti perderai nulla, ma basta con le chiacchiere. Iniziamo. Ok, ho 7 domande per te. Per ognuna di esse avrai 3 opzioni di risposta, A, B o C. Scrivi la lettera per ogni risposta. La lettera che hai scelto maggiormente dirà a quale tipo di corpo appartieni. Sei pronto? Iniziamo! Domanda numero 1. Quando eri un bambino, il tuo corpo era A. magrolino e persino ossuto. B. normale o atletico. C. paffuto e morbido. Domanda numero 2. Quanto misura il tuo torace? A. sotto i 93 cm. B. tra i 93 cm e i 111 cm. C. oltre i 111 cm. Domanda numero 3. Di solito è A. abbastanza difficile mettere su sia muscolo che grasso, anche se riesci a prendere un paio di chili. Il tuo corpo torna subito al suo peso normale. B. facile mettere su muscolo, ma non è così facile prendere peso. C. facile mettere su muscolo o prendere un paio di chili. Domanda numero 4. Le tue spalle sono A. più strette dei fianchi. B. della stessa larghezza dei fianchi. C. più larghe dei fianchi. Domanda numero 5. I tuoi amici ti descriverebbero come A. esuberante e competitivo. B. riflessivo e sensibile. C. calmo e socievole. Domanda numero 6. Il tuo corpo assomiglia alla forma di A. niente veramente. È praticamente dritto dalla testa ai piedi. B. una clessidra. C. una pera. Domanda numero 7. Avvolgi la mano intorno al polso, in questa posizione. Il tuo dito medio e il tuo pollice. A. si sovrappongono. B. si toccano ma a malapena. C. non si toccano affatto. Ecco fatto, il test è completo. Conta tutte le A, le B e le C e scopri qual è la lettera dominante. Hai fatto? Bene, ecco i risultati che stavi aspettando. Se le tue risposte sono state per lo più A, hai un tipo di corpo ectomorfo. Ciò significa che probabilmente hai spalle e fianchi stretti ed un viso, petto e addome, sottile e stretto. Il metodo di allenamento ideale per te è quello di dividerlo e utilizzare 1 o 2 parti del corpo in ogni sessione di allenamento per lavorare diversi gruppi muscolari. Attieniti a fare dalle 5-10 serie per volta. Non affaticarti troppo, però. È estremamente importante per te riposarti tra le sessioni, ma non rilassarti troppo. I tuoi allenamenti dovrebbero diventare sempre più intensi man mano che ti abitui. Non dimenticare di cambiare la tua routine di allenamento ogni mese o giù di lì. Hai un alto tasso metabolico, quindi dovresti dormire per almeno 8 ore ogni notte. Se è possibile, prova anche a fare un sonnellino durante il giorno. Ricorda che se non ti senti bene o ti senti stanco, va bene saltare un allenamento. Quando si tratta delle tue abitudini alimentari, è meglio se mangi 5-7 piccoli pasti al giorno ogni 2 ore e mezza o 3 ore. Assicurati di aumentare anche l'assunzione di proteine. Il tuo menù dovrebbe contenere il 25%-30% di proteine, circa il 50% di carboidrati e il 20%-25% di grassi. Le migliori scelte alimentari sono fagioli, mais, patate dolci, avena, pasta, riso integrale e cibi integrali. Ma ci siamo dimenticati dell'acqua. 2,5 litri al giorno dovrebbero essere il tuo importo di riferimento.
È fondamentale per il tuo corpo riposare e avere tempo libero, e puoi sempre farlo attraverso la meditazione o lo yoga. Se non l'hai mai provato, non esitare ad aggiungere queste pratiche alla tua routine il prima possibile e vedrai subito la differenza. Uno degli aspetti negativi dell'essere un ectomorfo è che puoi stancarti abbastanza facilmente, ma starai bene purché non ti sottoponga a troppa pressione. Se hai risposto in maggioranza con la lettera B, benvenuto nel club dei mesomorfi. Probabilmente hai le spalle larghe e una vita stretta, sei poco grasso e hai un corpo piacevolmente muscoloso, alla grande. Il tuo corpo risponde meglio ad un allenamento con movimenti pesanti e semplici ed esercizi di modellamento. Nel tuo programma di allenamento, più gli esercizi sono diversi, migliori sono i risultati. Cerca di variare anche l'intensità delle sessioni di allenamento. 3-4 settimane di allenamenti ad alta intensità dovrebbero essere sempre seguite da 3-4 settimane di allenamenti con intensità inferiore. Sarà sufficiente fare ogni serie per 8-12 volte. Le migliori attività per il tuo corpo comprendono arrampicata per le scale, tapis roulant e cyclette. Il tuo schema del sonno dovrebbe includere 7-5-9 ore al giorno. Proprio come gli ectomorfi, i mesomorfi non dovrebbero allenarsi quando si sentono male o stanchi. Il tuo corpo è molto bello così com'è e un giorno di riposo non lo renderà meno spettacolare. Per quanto riguarda le tue abitudini alimentari, ci sono alcune opzioni specifiche. Iniziamo con le proteine. La loro assunzione dovrebbe essere di almeno 0,5 grammo per un chilo di peso. Puoi mangiare più carboidrati, rendendoli circa il 60% della percentuale totale di calorie. Ma non fare la stessa cosa con i grassi. Limitali a non più del 15%-20% al giorno. Aggiungi pollo senza pelle, tacchino, pesce e albume al tuo piano alimentare e questo aiuterà a risolvere il problema coi grassi. Infine, non dimenticare mai di bere circa 2,5 litri di acqua. La cosa principale che dovresti fare è ascoltare il tuo corpo. Non esercitarti troppo in quanto può portare a molti tipi di lesioni e altre conseguenze gravi. Basta avere pazienza e continuare ad impegnarti. Con il tempo inizierai lentamente a vedere tutti i risultati che stavi aspettando. Infine, se per la maggior parte hai scelto la lettera C, sei un vero endomorfo. Le persone con questo tipo di corpo hanno fianchi larghi, spalle strette e una struttura ossea importante. Gli endomorfi tendono ad ingrassare facilmente a causa del loro metabolismo più lento, ma per loro perdere peso è un vero problema. Il corpo tende a immagazzinare grasso e questo nasconde la massa muscolare. Per questo tu, come endomorfo, hai bisogno di allenarti più frequentemente. Pianifica i tuoi allenamenti in modo che ci siano almeno 2-3 esercizi per ogni parte del corpo. Dovresti ripetere gli esercizi 9-12 volte per la parte superiore del corpo e 12-25 volte per le gambe e i polpacci. Proprio come gli ectomorfi, devi modificare i tuoi piani di allenamento, rendendoli più regolari. Il modo perfetto per farlo è quello di fare una nuova sessione di allenamento ogni terza sessione. L'alta intensità dovrebbe diventare anche la tua migliore amica. Dovresti rilassarti per non più di 60 secondi tra un set e l'altro, se vuoi ottenere un corpo perfettamente tonico. Dato che hai un metabolismo lento, per te il sonno non è un problema. Comunque, riposati per almeno 7,5 ore ogni giorno. La tua dieta deve essere alquanto severa. Mantieni basso il tuo apporto di grassi, evita gli spuntini a tarda notte, conta le calorie e mangia pasti più piccoli. Puoi seguire praticamente qualsiasi dieta che ti piace, ma ricorda di consultare prima il tuo medico. Tuttavia, niente bibite o alcol. Proprio come qualsiasi altro tipo di corpo, 2,5 litri di acqua sono tutto ciò di cui hai bisogno. Dovresti sempre ricordare che il movimento è vita. Più ti muovi, più facilmente perderai tutti quei chili indesiderati. Cerca di essere più attivo. Fai escursioni con i tuoi amici. Vai in bicicletta durante il fine settimana. Inizia a nuotare o dedicati alle arti marziali. È una tua scelta. Basta non essere pigro e non fare nulla. Non va bene per il tuo corpo o per la tua vita sociale. Se hai una quantità uguale di risposte per più di una lettera, significa che sei una combinazione tra due tipi di corpo. Non è raro. Al contrario, trovare un tipo di corpo nella sua forma pura è raro. Le combo più tipiche e popolari sono ectomorfo-mesomorfo e mesomorfo-endomorfo.
Ora che conosci le descrizioni per ogni tipo di corpo, prova a pianificare i tuoi allenamenti in base ai consigli che hai visto. Se hai le gambe deboli, presta attenzione. Se sei preoccupato per le braccia, fai degli esercizi che li renderanno più forti. Basta continuare a cercare dei piani di allenamento diversi e provare nuove cose. Alla fine, capirai che cosa funziona meglio per il tuo corpo. Allora, qual è il tuo tipo di corpo? Sei rimasto sorpreso dai risultati? Comunicacelo nella sezione commenti qui sotto. Se ti è piaciuto questo video, dacci un mi piace e condividilo con i tuoi amici per aiutarli a pianificare le loro sessioni di allenamento. Premi il pulsante per iscriverti se vuoi passare sul lato positivo. Ci vediamo presto!